Anticipazioni terra amara, Mamuda si trova sotto interrogatorio. Mentre il commissario lo pressa per ottenere dichiarazioni, l'uomo afferma che il suo intento non era ferire Zuleia, ma solo spaventarla. Motiva il gesto sostenendo di essere in debito con lei per una considerevole somma di denaro. Rivela che Zuleia aveva fatto pignorare i suoi beni e si scusa per le sue azioni. Poco dopo, il commissario ascolta le testimonianze di Sani e Gaffur, i quali riferiscono che alcuni mesi prima Mahmoud, appassionato al gioco d'azzardo e alcolizzato, aveva minacciato Zuleia, nonostante lei lo avesse aiutato in passato. Akan, in conversazione con il procuratore, nutre dubbi sulla colpevolezza di Mahmoud e sulle sue motivazioni. Il procuratore assicura che le indagini continueranno. Nel frattempo, Kadir, nascosto dietro un angolo, ascolta la conversazione e successivamente si avvicina a Akan, fingendo sorpresa per quanto accaduto a Zuleya e offrendogli il suo aiuto. Akan risponde di indagare sulla questione prima di prendere una decisione. Akan effettua una telefonata misteriosa a qualcuno, sospettando che Kadir sia coinvolto, ma decide di non agire fino a quando non avrà la certezza. La sera, Luce e Fikret discutono dell'arresto di Mahmud, il quale ha ferito Zuleia. Fikret si chiede perché Zuleia non abbia rivelato le minacce ricevute. Luce risponde che Zuleia ha fiducia e risolverà il problema con Mememet. Tuttavia, Fikret la rimprovera per aver dimenticato l'insegnamento di Fecheli, che impone di non uccidere mai. Nel frattempo, in ospedale, il dottore informa Akan che i valori di Zuleia stanno migliorando e lo esorta alla pazienza. Successivamente, Akan può finalmente entrare nella stanza di Zuleia. Si avvicina, le prende la mano e le assicura che è forte e ce la farà, promettendo di stare sempre al suo fianco, quindi le pone un bacio delicato sulla fronte. Fikret, osservando attraverso il vetro, rimane profondamente sorpreso mentre assiste alla scena. In una serata tarda, Zuleia si sveglia dal coma e trova Akan seduto accanto a lei, sorridente. Le assicura che tutto è finito, che starà bene e che lui sarà sempre al suo fianco. Dopo un salto temporale di alcuni mesi, la scena si sposta in tribunale. Kadir, nascosto dietro un angolo, osserva Zuleia e Akan uscire da un'aula con il loro avvocato. Zuleyha è arrabbiata per la condanna a soli sei anni dell'uomo che l'ha colpita e costretta a passare mesi in ospedale. Akal le assicura che quell'uomo non avrà vita facile, mentre l'avvocato promette di presentare un ricorso. Kadir corrompe una guardia per parlare con Mahmoud. Gli dice che con la buona condotta uscirà dopo 34 anni, ma lo avverte che se ci sarà un appello, dirà la verità. Kadir minaccia Mahmoud assicurandogli che si prenderà cura della sua famiglia, ma avverte che se lo tradirà, accadrà qualcosa sia a lui che ai suoi figli. Fikret, con la zia, decide di rimanere a vivere a Kukurova e rispettare l'amore tra Akan e Zuleya. La sua ferita è guarita, e costruirà un matrimonio felice con Betul. Racconta alla zia che il prossimo fine settimana faranno una vacanza insieme, e Betul è pronta per partire con Fikret e Kerem. Sermin raccomanda a Betul di trattare il bambino come se fosse suo figlio. Poco dopo, Betul parte con Fikret e il bambino, salutando tutti. Successivamente, mentre Zuleia e Luce fanno colazione, la radio trasmette la notizia di una sparatoria a Ismiri in un magazzino di proprietà di Akang Musoglu, ricercato per contrabbando di armi. Sul luogo sono state trovate armi e munizioni pronte per la spedizione con la triste notizia che dieci persone hanno perso la vita durante l'incidente. Nel frattempo, Akan si trova con Kadir, il quale sta dando l'ordine di interrompere la spedizione di armi. Akan cerca di rassicurarlo, assicurandogli che risolveranno la situazione. Tuttavia, Kadir ribatte sottolineando che, da quando Akan è uscito dall'attività, hanno perso dieci uomini che conoscevano le regole, e non possono abbandonare tutto improvvisamente. Akan afferma che infrangerà le regole, ma risponderanno all'attacco che pensa sia da parte di Ismail. Devono indagare, ma con cautela, poiché la polizia li sta cercando. Kadir informa Akan che per risolvere il caso hanno chiamato suo fratello, assicurandogli che sta bene grazie ai farmaci, e anche Vaap, presente, conferma la sua prontezza ad eseguire gli ordini. Zuleya si presenta nell'ufficio di Akan, esprimendo il suo sgomento per le notizie su Akan Gumusoglu. Sapeva che era pericoloso, ma non immaginava fino a che punto. Esprime la sua paura per l'uomo e il male che potrebbe infliggere a lei e ai suoi figli. Akan la rassicura, promettendo di essere sempre al suo fianco e che nessuno potrà mai farle del male. Fikret e Betul si trovano in un ristorante. Dopo aver affettuosamente dato da bere a Kerem, Betul chiede a Fikret se preferisce sposarsi in estate o all'inizio dell'autunno. Fikret la lascia libera di scegliere e Betul esprime il desiderio di una cerimonia molto semplice, poiché l'importante è la loro vita insieme. Poco dopo, Fikret legge sul giornale la notizia su Akangumusoglu, un contrabbandiere, e la riferisce a Betul. Le dice che devono tornare immediatamente a Kukurova, poiché c'è il rischio che possa attaccare nuovamente la tenuta e fare del male ai bambini. Betul non è d'accordo e replica, ma lui non l'ascolta. Quando Zuleia torna alla villa, Sanie le rivela che un giornalista alla radio ha dichiarato di possedere una foto di Akan Gumusoglu e quella sera la mostrerà in televisione. Zuleia condivide le sue paure con Sanie, raccontandole dell'incontro a Izmir con sua sorella, dove ha visto una casa e una famiglia apparentemente normale. Sanie ipotizza che Akan tenga separati casa e lavoro. Arriva la sera, e Zuleia si trova con Luce e Minne. Pronta a vedere la TV per finalmente conoscere il volto di Akan Gumuzoglu. Poco dopo, si uniscono anche Sermin, Sani e gli altri, e infine si unisce Akan. Zuleia gli dice che stanno aspettando di vedere in TV una foto del loro nemico, Akan Gumuzoglu. Mehmet ascolta rassegnato i commenti su di lui, mentre Gaffur e gli altri lo chiamano assassino e delinquente. Contemporaneamente, tutto il paese si raduna davanti ai televisori. Incluso Kadir Evap, il quale afferma che sarà divertente se mostreranno la vera foto di Akan. Kadir avverte che potrebbe essere anche un disastro, poiché se vengono coinvolti saranno sicuramente rovinati in tv. Inizia la trasmissione che parla di Akan come del più grande trafficante d'armi della Turchia, invisibile nonostante trasporti armi in 10 paesi. Viene intervistato da un giornalista che promette di mostrare la foto del contrabbandiere Akangumusoblo, ricercato sia dalla polizia che dai servizi segreti. Intanto, alla villa arrivano Fikret e Bethul. Dopo avergli dato il bambino, Bethul se ne va arrabbiata a casa, dicendo a Fikret di non fare tardi per andare da Zuleia. In tv stanno per mostrare la foto tanto attesa. Fikret entra nella stanza, e Zuleia gli chiede il motivo del suo ritorno. Lui risponde di essere preoccupato per lei, ma vedendo che c'è, se ne va subito dopo. Successivamente, viene mostrata la foto, un'immagine che ritrae un uomo di spalle con il viso nascosto, lasciando tutti a speculare sulla sua vera identità. Nel frattempo, Luce si avvicina a Fikret e gli comunica che Mehmet si è fidanzato con Zuleia e può essere lì quando vuole. Fikret lamenta di aver interrotto la sua vacanza per stare vicino a Zuleia. Ma Luce gli risponde che nessuno glielo ha chiesto e che deve concentrarsi solo sulla sua fidanzata. Betul, arrabbiatissima, confida alla madre che Fikret è tornato perché non riesce a stare senza Zuleia, ma ora è stanca e lo metterà alle strette. Sermin le consiglia di non lamentarsi prima del matrimonio e che solo dopo essere diventata Betul Fekeli potrà fare ciò che desidera. Il mattino seguente, Sermin dice a Betul di recarsi alla villa e di prendersi cura di Luce, Poiché è la sua unica garanzia che Fikret non rovinerà il matrimonio. Betul, arrivata alla villa, non trova nessuno, ma sente Aminne lamentarsi dalla sua camera. La raggiunge, e Aminne le confida di non trovare la foto di Apti Pasha, sospettando che le sia stata rubata. Betul la aiuta nella ricerca, e in una scatola trova una vecchia foto di Demir e Akan scattata a Berlino nel 1962, con una dedica alla nonna da parte di entrambi. Nel frattempo, al circolo, Zuleia e Akan convocano una conferenza stampa annunciando ai giornalisti il loro fidanzamento e l'imminente matrimonio. Terminano così queste anticipazioni. Se sei curiosa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, scrivi nei commenti voglio il continuo, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!